Il primo voto, i recanatesi e i commenti che più o meno apertamente continuano a circolare in città, dove ha fatto scalpore l'uscita di scena di Francesco Fiordomo e delle sue liste civiche. Proprio loro, ritenute da più parti di buona consistenza numerica, ma di poca sostanza, cioè di non essere riuscite a trasmettere all'esterno il significato, l'importanza e la coscienza del voto. Se poi ci mettiamo la naturale tendenza di Fiordomo a dirigere tutto e tutti, non poteva che andare a finire così. Commentiamo la sconfitta con Armando Nino Taddei, lista civica Taddei. La sconfitta è stata imprevista e molto probabilmente noi siamo responsabili di questa sconfitta, perché chi è che dà la colpa sempre agli altri non fa bene, perché quando uno perde, perde perché noi non abbiamo saputo comunicare il nostro progetto, perché altrimenti avremmo vinto. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità su cui dovremo riflettere a lungo sugli errori fatti, insomma. Dove andare a cercare i maggiori errori? I maggiori errori vanno cercati su tutta l'organizzazione, no? Che ne so, un numero eccessivo di liste che hanno fatto sì che ci sia stato bisogno di persone che ci facevano un favore a mettersi in lista, chiaramente, perché era un numero elevato di cittadini impegnati. Questo ha comportato che anche persone che erano fuori dai giochi politici si siano trovati in mezzo ad andare a chiedere dei voti e magari non erano abituati a farlo o non erano capaci di farlo. Poi tieni conto che fra il numero delle persone coinvolte e il numero dei votanti c'erano circa 42 voti a testa, se fossero stati equamente distribuiti. E quindi capisci che là dove ci sono i campioni del mondo che prendono 200-300 voti, ci sono anche quelli che ne prendono 0, 2 o 4, no? E quindi diciamo. E però anche qui è una scusante che non è sufficiente. Io credo che la ragione vera è che la nostra comunicazione è stata fallace. Il destino della civica. La lista civica, quella mia, per quanto mi riguarda, che opera ormai da 35 anni, è sempre quello. Noi abbiamo fatto sempre. Abbiamo pensato di far sempre gli interessi della città, degli interessi nostri personali. La lista civica nasce perché per governare una città come Recanati non si deve essere né di destra o di sinistra o dividersi da destra e sinistra, ma si devono fare le cose talmente semplici e lineari che non c'è bisogno di essere. Di essere di destra o di sinistra, se devo asfaltare le strade va bene per tutti, e se devo fare qualcos'altro lo faccio per il bene della collettività, quindi gli interessi generali al posto degli interessi privati. E adesso il 23 giugno a chi andranno i vostri voti? Guarda, 5 anni fa io non mi sono presentato, è stata l'unica volta che la nostra lista civica non si è presentata al primo turno. E al primo turno io non sono andato a votare. Al secondo turno, vedendo chi rischiava di prendere l'amministrazione locale, cioè le persone, perché è quello che si deve guardare, mi sono dato da fare per andare a chiedere agli amici che non erano andati a votare al primo turno di impegnarsi, perché correvamo un rischio serio. Ecco, io credo che farò la stessa cosa. Farò la stessa cosa. Credo che dirò agli amici di fare uno sforzo e spiegherò il rischio che corre la città di Recanati. Punto. Allora, analisi del primo voto che non interessa ormai più di tanto, perché già ha consegnato la storia, proiettandosi adesso la città verso le date del 23 e 24 giugno,
quando potremo conoscere il nome di chi avrà il piacere e l'onore di governare la città per i prossimi 5 anni. Francesco Fiordomo fa già parte della storia, attualità del momento, a Bravi e Pepa.